Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Voi sapete che ci sono due decreti sicurezza, il decreto sicurezza 1 e il decreto sicurezza bis, che poi aveva cancellato automaticamente il precedente. Il decreto sicurezza bis, o legge numero 54, prevedeva diversi interventi dagli stadi all'immigrazione, alle manifestazioni. C'era un inasprimento delle pene per chi commette un certo tipo di azioni illegali. E questi decreti sicurezza, che cos'è un decreto? Il decreto è un modo di legiferare che ha lo Stato, che dopo deve essere convertito in legge, c'è un tempo massimo per essere convertito in legge. Questi decreti, il decreto sicurezza di Matteo Salvini, è stato poi convertito in legge con l'autorizzazione del Quirinale. Voi sapete che il capo dello Stato ha il compito di verificare che le leggi siano costituzionalmente valide. Certo, non è lui in prima persona, ma uno staff di giuristi, di costituzionalisti, che legge ogni proposta di legge che arriva da lui e la può firmare, la può rimandare al mittente dicendo questa legge non si può fare, è incostituzionale, o può dire te la rimando, fai le modifiche che io ti indico e poi rimandamela in firma, oppure può dire va bene, però ci sono ti faccio delle annotazioni, delle cose che ho visto che magari possono migliorare la legge. Con i decreti di sicurezza di Matteo Salvini cosa è successo? È stata respinta? No. È stata rimandata indietro dicendogli di cambiare qualcosa per poi firmarla? No. È stata firmata in quanto costituzionalmente valida con delle annotazioni che non entrano nel merito della legge. Le annotazioni erano comunque delle specifiche richieste dal Quirinale, non obbligatorie. Delle annotazioni non obbligatorie, ma il Quirinale ha detto ma se volete sistemare alcune cosine su, ad esempio, come si fa a modulare la multa, quando si dà 500.000, quando si dà 200.000 e quando si dà 1 milione di multa. Sarebbe buono scrivere in quali casi si prendono queste multe. Questa, per esempio, era una delle osservazioni del Quirinale. Quindi non un cambiala e poi rimandamela che la vedo e se va bene la firmo. È stata autorizzata questa legge, la legge numero 54, autorizzata con delle cose che hanno visto che possono essere migliorate. Però c'è un però. Il PD ha chiesto di cancellare i decreti sicurezza, proprio a cancellazione. Il Movimento 5 Stelle ha detto no, cancellazione assolutamente no. Però Zingaretti, la proposta del PD sarebbe quella di cancellare le multe, cancellare la confisca della nave e alla fine il decreto sicurezza si ritorna a prima del decreto sicurezza di Salvini, cioè con lo stesso tipo di legge, no? La multa di 10.000 euro che non è niente per una nave di un ONG che riceve un sacco di donazioni, una multa di 10.000 euro, dicevamo, nessun arresto, nessuna confisca della nave, c'è solo un sequestro cautelativo in quanto la nave diventa una prova del processo, di un eventuale processo che poi non si arriva mai a nessun processo verso le ONG e poi viene dissequestrata, quindi si ritornerebbe a prima del decreto sicurezza. Ma visto che il PD comunque non è riuscito a cancellare completamente i decreti sicurezza, e per loro ne sarebbe un grande vanto da mostrare ai loro elettori, visto che non è riuscito, ci sta pensando i tribunali, i giudici, che sono chiamati adesso ad esprimersi sui dubbi sollevati dal Tribunale di Milano circa i presunti profili incostituzionali di una parte del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. Quindi il PD non è riuscito in quella tanto decantata discontinuità, che voleva cancellare tutto quello che si era fatto prima, però realmente l'unica cosa che era da cancellare era il reddito di cittadinanza, ma non è stato
non è stato fatto. Quindi non ci arriva Zingaretti a cancellarli, ci potrebbero arrivare prima i giudici della Consulta. È iniziato infatti quest'oggi il procedimento che dovrà valutare la costituzionalità o meno di alcune parti dei decreti sicurezza. In particolare la Consulta punterà le sue attenzioni sul divieto di iscrizione dei richiedenti asilo presso l'anagrafe comunale. Si tratta di uno dei punti più dibattuti sia sotto il profilo politico che giurisprudenziale da quando nel 2018, dicembre, il primo decreto Salvini è stato tramutato in legge. Con la norma in vigore adesso, il richiedente asilo non può iscriversi all'anagrafe e questo non dà loro accesso a tutti i vari servizi relativi al diritto di residenza, una circostanza che abbraccia diversi ambiti, dalle prestazioni sanitarie alla possibilità di aprire un conto in banca. Secondo molti sindaci, in primis Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, questo sarebbe discriminatorio per alcune persone e molti, con anche in testa sempre Leoluca Orlando, hanno iscritto proprio i richiedenti asilo all'anagrafe. Tra questo gruppo di amministratori c'è anche chi ha sostenuto da una parte principi discriminatori portati avanti da questo che vi stavo raccontando. Ma nel piano di modifica di Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, c'è proprio la cancellazione, l'eliminazione di questa norma, quindi il ritorno alla possibilità di poter iscrivere gli immigrati all'anagrafe comunale. Ma come detto, il governo per il momento è fermo al palo e lo ha rinviato a data da destinarsi, ogni discussione sul decreto sicurezza. Ma il Tribunale di Milano impugna la norma ed oggi la Consulta ha iniziato a discutere per l'appunto i dubbi sulla legittimità costituzionale sollevati dai giudici del capoluogo lombardo. Secondo i magistrati di Milano, al non riconoscimento del permesso di asilo come titolo valido per l'iscrizione anagrafica presenterebbero plurimi profili di incostituzionalità. Si fa riferimento all'articolo 67 della Costituzione. Secondo i giudici milanesi non sono rintracciabili gli estremi per l'urgenza e la necessità di introdurre il decreto. Gli occhi sono poi puntati sull'articolo 2. Il Tribunale di Milano ritiene che il diritto all'iscrizione all'anagrafe ricada tra quelli che hanno come punto di approdo ultimo quello della dignità umana nella sua dimensione individuale e sociale. Vi è poi un riferimento all'articolo 3, in merito a un presunto ingiustificato trattamento differenziato tra richiedente asilo e cittadino straniero, il quale sarebbe determinato proprio dalle norme impugnate. Al vaglio della Consulta anche possibili profili di incostituzionalità con l'articolo 10 della Costituzione, quello cioè secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. La decisione su questo sarà il 10 di maggio. La sentenza potrebbe confermare l'attuale decreto sicurezza e la sua impostazione, così come potrebbe invece dare un colpo di spugna a una delle parti più importanti della misura voluta da Matteo Salvini. Da una parte, se la Consulta dovesse ritenere parte dei decreti incostituzionali, sarebbe una vittoria per i detrattori di Matteo Salvini, però sarebbe una sconfitta per la politica, perché dove non arriva la politica arriva la magistratura. La magistratura arriva a cancellare i decreti sicurezza di Matteo Salvini? La magistratura arriva a processare Matteo Salvini? Capite che è decisamente un po' inquietante la cosa. Sembrerebbe che la politica stia lasciando il passo alla magistratura, che sia realmente la magistratura a gestire lo Stato e non lo Stato a gestire se stesso. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare. Siamo anche nella pagina Facebook che si chiama Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.